Stefano, Wall Street. Sì, beh, Wall Street diciamo che, come hai detto giustamente tu, sta sicuramente tenendo molto, molto meglio rispetto ai mercati europei. Diciamo che adesso soprattutto il Nasdaq Future ha un livello molto importante che sono il livello dei 14.000 punti. È un livello che dove ha giocato un po' in questo periodo, li ha rotti, poi li ha recuperati, addirittura era tornato a 14.003 più o meno, 14.004. Il Future poi dopo ieri comunque non ce l'ha fatta, chiaramente con le varie notizie che sono uscite, insomma, è ritornato in zona 14.000, adesso sta lavorando leggermente sotto. Però ripeto, sì, tutto sommato se noi vediamo l'andamento dell'America, da quando è partita la guerra sicuramente c'è stata una discesa, ma non una roba da strapparsi i capelli come quello che sta succedendo soprattutto sul mercato italiano, sul mercato tedesco e sul mercato europeo in generale. Quindi è chiaro che io ti dico la verità, tutto sommato adesso vorrei vedere un po' come si sviluppa. È chiaro che sarà molto importante la fase centrale della giornata, quindi diciamo da adesso, dalle 3:30 fino sostanzialmente alle 7 di stasera, perché poi tendenzialmente il venerdì le ultime 2 ore, quindi quando proprio si assottigliano i volumi, perché poi appunto si arriva alla chiusura del venerdì sera, gli europei praticamente scompargono, rimangono solamente gli americani, è chiaro che poi il movimento tende ad amplificarsi su quello che è il movimento principale. Quindi se ci dovesse essere una fase di debolezza pomeridiana e verso le 6:30-7, allora è chiaro che mi aspetto magari anche un'accelerazione importante verso la chiusura, e a quel punto potrebbe trascinare ancora di più giù l'Europa e potrebbe essere veramente molto, molto, molto rischioso. Settimana scorsa, se ti ricordi, invece venerdì è successo l'opposto. Venerdì comunque i mercati avevano fatto una giornata di rimbalzo potente con più 4,5, eccetera, quindi i mercati avevano chiuso sul massimo. Poi lunedì hanno aperto con il gap che sono ancora tuttora in essere in questa settimana, e quindi poi dopo da lì la tendenza si era invertita. Vediamo cosa succede oggi. Secondo me sarà molto importante capire se magari l'America darà un segnale comunque di almeno di stabilità e non mollerà, perché se mollerà verso la finale, allora anche l'Europa potrebbe andare a vedere veramente i minimi settimanali preoccupanti. E ricordiamo che a sostegno di Wall Street, evidentemente effetti non ne stanno. Intanto vi stavo mostrando il grafico Nasdaq Future a 15 minuti che spiega bene la volatilità a cui che stiamo osservando, insomma, in questi giorni. Dicevo, oggi giornata importante anche a livello di dati macroeconomici per gli Stati Uniti con i non-farm payrolls e la disoccupazione. Tasso di disoccupazione febbraio 3,8%, lo vedete in alto, eccolo qui. Qui l'attesa era 3,9, quindi è migliore delle attese e migliore anche del dato precedente che era del 4%. Possiamo anche vederlo in un grafico più ampio. Come vedete, 3,8 è il migliore che non si vedeva. Adesso miglioro anche il grafico. Eccoci qua, è il migliore da sostanzialmente il 2020, da quando, insomma, dal pre-Covid sostanzialmente. Questo per quanto riguarda il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti e soprattutto un dato macro molto osservato dai mercati, e cioè le buste paga del settore non agricolo, il non-farm payrolls nel mese di febbraio. Ottimi risultati, 678.000, superiore ai 400.000 attesi e ai 481.000 precedenti. Ed eccoli qua, ve li mostro sempre graficamente. La situazione è questa, è ben superiore sia al dato precedente e sia appunto a quello che era atteso in qualche modo dal mercato. Non siamo ai livelli di ottobre 2021, ma comunque è un gran balzo in avanti. Dati che evidentemente non incidono più di tanto su Wall Street, se non a, diciamo così, ridurre le perdite rispetto all'Unione Europea. Prima di andare su Milano, un'occhiata a Francoforte. Stefano, il gap down è evidente tra ieri e oggi, tra i 13.700, qui parlo del cash, ai 13.500, e adesso sta in qualche modo consolidando i minimi di giornata. La sensazione è che comunque, al di là del gap, chiedo Salute. scusa, grazie. Stiamo testando i livelli di dicembre 2020, insomma, quando era il rimbalzo post-Covid era appena iniziato. Come
Corretto, nel senso che per quanto riguarda il future sicuramente c'è un livello ora molto importante che sono i 13.000 punti. Oggi, beh, prima stamattina ha fatto un'accelerazione fino al 13.154 di minimo. Diciamo che sicuramente il livello dei 13.000 punti è un livello che era stato rotto a febbraio-marzo 2021 e da lì quel livello chiaramente non è più, ci aveva giocato un po' prima, non era più stato rivisto e da lì era partito sicuramente un movimento di risalita con il massimo che sembra che l'abbia fatto 20 anni fa, invece se noi andiamo a vedere a gennaio, il 4 o 5 di gennaio, il DAX Future aveva fatto 16.274, quindi vuol dire che da quel massimo di gennaio, inizio di gennaio, sostanzialmente in 2 mesi, il DAX Future ha perso più di 3.000 punti, il che vuol dire una perdita del 21% circa. Quindi già sicuramente un movimento correttivo molto, molto importante. Ritengo che il livello dei 13.000 sia un livello molto importante, se dovesse essere rotto la situazione diventa un po' pericolosa, però finché tiene questa zona, quindi potrebbe essere anche una zona di, speriamo, di arrivo di minimo, 13.100, 13.200, insomma vediamo un po' oggi come va la giornata, perché ripeto, il venerdì mi fa sempre un po' paura, soprattutto nella fase finale della giornata, soprattutto nelle ultime 2 ore, quando veramente sul floor c'è poca gente e quindi i movimenti vengono amplificati, quindi non vorrei che nelle ultime 2 ore di oggi ci fosse un movimento amplificato dei mercati a chiudere e a buttare fuori veramente gli ultimi che sono rimasti posizionati aperti. Poi magari durante il weekend succede qualcosa di positivo e lunedì si parte con un gap up, non lo so, provo a immaginare, anche se vedendo adesso le notizie positive è difficile che ne escano, però sai, sui mercati le cose cambiano abbastanza in fretta. Mi collego allora a questo tuo ultimo ragionamento, magari andando anche a vedere quello che sta accadendo su Milano, che appunto ha rotto anche i 23.000 punti, siamo a 22.800 circa, è la più pesante oggi, meno 4,8%, le notizie d'attualità non sono delle migliori, mi ricollego anche un po' al titolo, guerra mercati Europa, panico in arrivo con il punto di domanda, perché noi sappiamo bene che no, da marzo 2020 a fine 2021 più o meno la crescita è stata del 100% un po' per tutti i mercati, l'America qualcosa in più, l'Europa qualcosa in meno, da lì in un contesto che già, no, l'abbiamo ripetuto più volte, tendenzialmente sapevamo che sarebbe stato meno vivace, c'è stata la pressione del conflitto che ha accelerato verso il basso, gli ultimi 10 giorni l'Italia ha perso il 10% e in generale dall'inizio dell'anno il 20%, quindi partiamo dal presupposto che forse le borse erano cresciute eccessivamente. Ma a giudicare da questa settimana e da quest'ultima seduta, insomma, ti chiedo se effettivamente quel panico segnato nel titolo si può considerare prossimo all'arrivo, ricongiungendoci anche appunto con Milano, perché poi se guardiamo il daily, effettivamente adesso sì, si vede un'enorme caduta, no? Il famoso coltello con la punta verso il basso che sta atterrando. Domanda un po' articolata, ma credo che il senso sia chiaro. No, il senso è chiarissimo. Ti dico, il panico in arrivo non lo so, nel senso che il panico secondo me sui mercati c'è già stato, cioè nel senso abbiamo vissuto delle giornate, cioè oggi banalmente un meno 5 del future non è che sia una giornata non da panico, cioè non è una cosa banale fare sì. Meno 5. Sì. Tra l'altro se tu vai a vedere una cosa simpatica che ho notato è che a marzo dell'anno scorso, quindi a marzo del 2021, il minimo del future sul MIB, quindi del FIB, è stato 22.740, il minimo di adesso è praticamente 22.740, quindi siamo lo stesso, no, lo stesso, in questo momento è lo stesso, il minimo che ha fatto oggi. Quindi chiaramente questi, diciamo che sono anche questi segnali importanti, nel senso che una rottura di questo livello, come una rottura dei 13.000 del DAX, però vabbè, diciamo non può, chiaramente sto un po' esasperando il concetto, però è chiaro che se rompe questa zona di 22.007, 22.006 il FIB, e poi diventa anche lì una zona che potrebbe sì accelerare, ma non tanto secondo me per il panico, perché tecnicamente entriamo in una zona dove ci potrebbe essere una
un'amplificazione della zona ribassista, quindi a quel punto potremmo sicuramente vedere i 22.000, ma anche i 21.500, quindi sicuramente quello potrebbe essere un livello importante. Per questo dico che la giornata di oggi, banalmente, dove per esempio adesso il Nasdaq Future si sta anche lui, vedo, abbandonato con decisione 14.000 punti, è arrivato a 13.850, infatti tutti i mercati europei stanno tornando simpaticamente sui minimi. Sì, Milano, eccolo qua, Milano è appena entrato a meno 5% e Parigi sta per arrivare a meno 4%, ti ho interrotto, scusami. No, esatto, quindi diciamo che se oggi l'America banalmente dovesse fare meno 2, meno 2,5, che non è niente di eccezionale, secondo me sui mercati europei vedremo, meno 6 Milano, meno 4,5 Francoforte, quindi potrebbe essere una giornata veramente, veramente complicata, e a questo punto, ripeto, da capire se potesse essere anche un movimento, magari invece di essere un panico in arrivo, magari leggendola magari in positivo, un fine settimana un po' pesante per poi negoziati di weekend e poi da settimana prossima rivedere un po' di luce. Io cerco di essere positivo, chiaramente non ho la sfera di cristallo perché essere nella testa di quelli che ci governano in questa fase è sempre più complicato, però voglio un po' vederla così, quindi magari un venerdì o adesso una fase un po' complicata. Ripeto, sarà importante vedere la chiusura dell'America, perché se l'America molla nel finale e fa, ripeto, meno 2,5, meno 3 anche oggi l'America, e vediamo livelli di rottura di certi livelli americani, allora potrebbe essere più complicato. Se magari verso la chiusura scattano un po' di ricoperture, speriamo che nel weekend ci siano un po' di teste che si mettano a pensare al positivo e di vedere una settimana diversa da settimana prossima. È importante l'aggiornamento che ci ha dato Stefano sul future del Nasdaq, che è appunto a 13.008, perché ribadiamo un'altra volta, oggi è la giornata dei non-farm payrolls e del tasso di disoccupazione ben al di sopra delle attese, nel senso che sono molto migliori delle attese e dei dati precedenti, e che avrebbe potuto in qualche modo sostenere, insomma, in generale Wall Street, e quel sostegno probabilmente c'è stato, ma è durato molto poco. Sicuramente sta contribuendo a portare il dollaro in una posizione ancora più forte. Esco un attimo dal seminato per aggiornarvi sul dollaro, che è a 98,81 nel suo paniere principale e più 1,12%. Questo è un grafico settimanale, siamo ai massimi da maggio 2020 e inevitabilmente euro dollaro ai minimi da maggio 1,09, quindi ha sfondato al ribasso l'1,10. In generale c'è movimento anche sul franco svizzero, che guadagna lo 0,8 sulla sterlina, ad esempio, e l'1,24 sull'euro, e anche sullo yen, che invece sull'euro guadagna l'1,6%. Il dollaro yen invece si trova in una posizione di yen che guadagna lo 0,15%, quindi il dollaro è fortissimo, ma lo yen lo è ancora di più, il famoso flight to quality di cui parlavo all'inizio. Ed è interessante vedere come l'euro, che nonostante sia così debole nel cambio col franco, nel cambio col dollaro, nel cambio con lo yen, sia in vantaggio del 2,2% sul rublo. Il rublo adesso nel cambio col dollaro è a meno 4,4%, questo vuol dire che se a inizio del mese di marzo, iniziato da poco più di una settimana, ne servivano 80 rubli per arrivare a un dollaro, adesso ne servono quasi 120. Ed è un modo, Stefano, per tornare sui nostri temi. Intanto volevo, per chiudere sul MIB, che adesso c'è del 5,2%, per cui l'aggiornamento di Stefano è stato non tempestivo di più. Vediamo che a livello settimanale, graficamente, il famoso canalone rialzista avviato da marzo 2020, dai minimi di marzo 2020, è stato ufficialmente rotto proprio da questa settimana, mentre quella precedente l'aveva in qualche modo sfiorata per poi essere riassorbita dal mercato. Beh, insomma, oggi siamo alla fine della settimana ed è evidente che è stato rotto al ribasso, abbiamo centrato in pieno la media 200 e siamo ai minimi, che ricordava Stefano, che di marzo 2021, esattamente un anno fa. Stefano, il Bund tedesco è tornato a essere negativo, eh? È tornato a essere negativo, e quindi la sostanza è che, appunto, il flight to quality, siamo disposti noi investitori a cedere qualcosa, perché sappiamo che è poco ed è affidabile acquistando titoli di Stato tedeschi, piuttosto che rimanere aperti con alcune posizioni sull'azionario, magari rischiare di perdere un'oscillazione molto simile a quella che sta registrando il MIB o anche il DAX, a dirsi voglia. Siamo a 178 in questo momento. Stefano.
Ma allora, diciamo che il Bund sicuramente in questo momento, come ti ho detto, come abbiamo sempre visto, è stato uno degli strumenti più volatili anche in precedenza, quando sull'azionario c'era un'apparente calma. È vero. Chiaramente, esatto, chiaramente è successo un movimento importante, che è stato, mi sembra, martedì, se non sbaglio, quando è stato paragonato allo stesso movimento che aveva fatto, quasi allo stesso movimento che aveva fatto quando c'era stata Brexit del Bund, che è Sì. salito 5 figure, 2,5, 5 figure, una roba del genere. Quindi praticamente da 165 ce lo siamo ritrovati a 170 così in una giornata. È chiaro che questo secondo me non è tanto il discorso del flight quality, ma anche questo fa parte di un'attività speculativa, nel senso che chiaramente è tutto collegato. Cioè, ti dico la verità, se io fossi in questo momento un investitore, metti totalmente liquido e avessi davanti un po' di orizzonte temporale, un po' di soldini, eccetera, secondo me ci sono veramente delle opportunità incredibili, perché tu adesso hai citato il cambio euro, sì, franco-svizzero, visto che io parlo dalla Svizzera. Beh, il Sì. fatto che euro franco-svizzero sia sulla parità, cioè a uno, secondo me è una cosa che non so Uno esatto quanto. preciso, è vero, è vero. Esatto. Non so quanto la banca svizzera aveva sempre fatto dei ragionamenti di non permettere questi tipi di andamenti, ma mi ricordo già, non so se ti ricordi, era stato per parecchio tempo ancorato all'1,20 il cambio euro-franco. Poi vabbè, ci siamo abituati all'1,10, adesso ci abituiamo all'1? Non lo so. Il petrolio a 113-114, quanto ci può stare? Non lo so. Tutte le materie prime, i massimi, quanto ci possono stare? Non lo so. Quindi è chiaro che in questa fase, secondo me, ripeto, per chi avesse un po' di soldini e fosse totalmente liquido, fare anche una parte magari piccola del capitale, ma delle piccole scommesse contrarian, quindi pensare che euro franco possa tornare a 1,05, come sostanzialmente era quasi inizio settimana di questa settimana, che il barile possa tornare sotto 100, che il Bund possa tornare a 165 se le cose si tranquillizzano, che i mercati comunque possono avere una reazione da questi livelli a meno che non succedano cose catastrofiche. Io ti dico la verità, la vedo un po' così, nel senso che secondo me tutte queste situazioni estreme che si stanno creando sui mercati sono anche delle forti opportunità. Quindi per chi ha un po' di orizzonte temporale, ha anche un po' di pelo sullo stomaco, posso, anche se non è bellissimo da dire, però lo dico in diretta, secondo me potrebbe essere una cosa molto interessante. Sono uscito un po' da seminato Bund, però era per fare un discorso un po' generale. Però no, sei stato chiaro, efficace anche insomma negli esempi. Hai parlato di euro col franco svizzero, che esattamente siamo a 1, quindi 1 euro corrisponde a un franco svizzero. Hai citato un 1,05, che come vedete da un grafico settimanale è un livello interessante. Insomma, è stato testato in più di un'occasione proprio nel periodo tra marzo e maggio 2020 all'epoca, ed è stato anche protagonista insomma del franco svizzero tra il 15 novembre, insomma, e 2021 e questi ultimi giorni. Adesso c'è stato un brusco calo e effettivamente si ripercorre, chiedo scusa, si ricollega alla tavola rotonda che abbiamo trasmesso e organizzato proprio tra le 14:30 e le 15:30, prima del collegamento con Stefano, la capacità di rialzarsi, diceva Rocky Balboa nel sesto capitolo, e di sapersi rimettere in gioco, magari anche ammettendo i propri errori. Magari gli errori si possono anche non ammettere, però diamo anche quest'altro lato della medaglia, che probabilmente c'è per certe cose un momento di panic selling in generale, ma insomma questo non ci deve far togliere sostanzialmente la ragione e appunto andare a comprare o insomma mettere i soldi sul materasso. Quindi è un'analisi, Stefano, che mi è piaciuta e che condivido. Anche perché ti dico, Vai. se tu pensi una cosa, per fare un paradosso, Sì. il petrolio, ok, tu ti ricordi che quando era uscito, c'era stato il problema del Covid iniziale, tu ti ricordi dove era il petrolio a un certo punto, che spike aveva fatto in una notte? Sotto zero. Sotto zero, meno 30, una roba del genere, no? Adesso è 100, 115.
Cioè, quando era andato a meno 30 e era a zero, tutti dicevano che non sarebbe più salito. Da zero adesso è 115. Un saluto a chi ha investito in maniera pesante nel petrolio in quel momento lì, diciamo così. Esatto, diciamo che è come aver comprato il Bitcoin quando valeva 100 dollari più o meno. E quindi voglio dire, in questo momento tutti dicono che il petrolio andrà a 150, non lo so. Secondo me, chi magari, adesso io dico di farlo oggi e di metterci tanti soldi, però un cipino su questi livelli, sperando che la situazione si tranquillizzi e che, ripeto, non è che magari faccia cose particolari, ma torni a 100 dollari. Ci può stare, insomma, questi qui sono un po' gli esempi dei paradossi che alcune volte, soprattutto sempre di più con l'automazione, con i sistemi automatici, eccetera, si creano sui mercati. Cioè, purtroppo, molte volte noi cerchiamo di commentare a livello giustamente economico o in questo caso politico delle cose che succedono, ma che sono determinate, poi ti dico la verità, esclusivamente degli algoritmi o delle situazioni, non dico già prestabilite, ma che comunque vengono accentuate perché poi in campo subentrano delle cose che noi non conosciamo esattamente. Seguite Stefano Cezza su Up to Value, il sito lo conoscete e ovviamente anche sui social. Stefano, grazie per essere stato qui con noi, buon fine settimana e alla prossima. Grazie a tutti, buon fine settimana a tutti, grazie.